Partiamo con questo progetto, che è un progetto che ci è stato finanziato, si chiama Progetto Ambiente, ci è stato finanziato in realtà già lo scorso anno dalla provincia di Lecce. Noi abbiamo presentato un progetto ambientale per ampliare l'ispettorato ambientale che avevamo istituito con la CSA nella sola persona dell'ispettore ambientale, ampliarlo ad un sistema di controllo sul territorio gradinese che affiancasse il lavoro già egregiamente svolto dall'ispettore ambientale. In questo progetto, che mira alla sensibilizzazione dei cittadini verso le buone pratiche di raccolta differenziata da un lato e contro, diciamo, la pratica scellerata dell'abbandono dei rifiuti nelle nostre periferie o il conferimento sbagliato, perché ancora dopo un anno e mezzo è ancora, non è perfetta, diciamo, la modalità di conferimento da parte dei cittadini, quindi una promozione delle buone prassi, ci siamo avvalsi del partenariato, oltre che della CSA, appunto, come dicevo prima, della Centro Salento Ambiente, che già svolge una funzione di promozione e sensibilizzazione sul territorio attraverso l'ispettorato ambientale, anche della collaborazione del Club UNESCO di Galatina e della Proloco di Galatina, come diciamo fruitori del messaggio, o meglio non fruitori, come associazioni che operano sul territorio, che hanno a cuore il problema della tutela dell'ambiente e che possano fare da cassa di risonanza attraverso la loro attività divulgativa e di quelle che sono le finalità del progetto, associati e non solo, perché l'obiettivo è quello che attraverso loro potenziamo, diciamo, una serie di incontri con la cittadinanza che spieghi quali sono i nuovi sistemi di raccolta. Dico nuovi sistemi di raccolta, e l'altro partner di questo progetto è la Protezione Civile, che subentra al progetto inizialmente previsto con la collaborazione delle guardie ecologiche volontarie istituite dalla provincia. Quindi doveva essere questo progetto in prosecuzione di quella che era un'iniziativa avviata dalla provincia di Lecce dell'istituzione delle guardie ecologiche volontarie. Ad oggi, da quello che sappiamo noi, le guardie ecologiche volontarie, sebbene esistano, siano formate, siano state individuate nei nomi, non hanno ancora i permessi necessari da parte della prefettura, salvo essere smentita negli ultimi giorni, insomma, fino alla settimana scorsa, diciamo, non sono ancora operative sul territorio. E qualora nel momento in cui questo stop burocratico sia superabile, ovviamente anche quel servizio si affianca, perché Galatina ha partecipato, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la provincia di Lecce per avere a disposizione anche le guardie ecologiche volontarie sul suo territorio. Quindi non una cosa contro l'altra, ma una cosa che insieme all'altra crea sinergia e quindi un maggiore controllo del territorio. E questo progetto, finanziato, diciamo, da subito, ma abbiamo dovuto aspettare il bilancio scorso della provincia di Lecce per poi avere la liquidità e quindi la possibilità di farlo partire, e si innesca perfettamente, per coincidenza, con, diciamo, la modifica delle modalità di conferimento che il Comune di Galatina ha adottato con ordinanza sindacale lo scorso 9 marzo. E perché? Perché ci siamo resi conto che la raccolta differenziata, che già aveva dato in un anno, che ha già dato in un anno dei buoni risultati, può essere migliorata intanto in termini di qualità del conferito, per cui dobbiamo insistere di più sulle famiglie con l'aiuto dell'ispettore ambientale e su quello che viene conferito il sabato. Noi ancora oggi vediamo il sabato davanti agli usci delle case dei bustoni enormi, dei contenitori enormi con l'indifferenziato. Una buona differenziata non proprio scongiura questo effetto. Il sabato le persone dovrebbero poter conferire davvero il residuo del loro rifiuto, quindi la quantità dovrebbe essere al contrario molto considerevole nei giorni della differenziata ed essere minima il sabato, perché quello che residua fatto una buona differenziata è davvero molto poco. Questo ci ha dato l'indicazione che ancora c'è da promuovere le modalità e i sistemi di conferimento presso le famiglie, e abbiamo quindi proceduto
alla distribuzione a tutte le famiglie gratuitamente, grazie all'aiuto, peraltro anch'esso gratuito, della Centro Salento Ambiente, che ha provveduto alla distribuzione di un ulteriore bidoncino da 40 litri, oggetto di un altro finanziamento regionale, quindi non a carico né dei bilanci comunali né delle tasche delle famiglie, e di una campagna di informazione puntuale per cui ogni famiglia ha ricevuto nella propria casa un abecedario che spiega dettagliatamente ogni tipologia di rifiuto, come e dove va conferita. Questo dovrebbe essere di aiuto a chi giustamente ancora oggi si pone il problema: il blister delle medicine, quale giorno lo butto e dove lo butto? E le stringhe delle scarpe dove vanno? Sono indifferenziato? Sono altro? Allora, in questo modo siamo riusciti ad arrivare in ogni singola utenza con un'informazione al dettaglio. A questa si aggiungeranno degli incontri con la cittadinanza, grazie all'aiuto dei due partner e grazie all'aiuto della CSA, che continuerà a mettere a disposizione il suo personale per la formazione. La CSA peraltro sta portando avanti egregiamente da anni un'attività di formazione nelle scuole primarie per formare i cittadini di domani, ma ci siamo resi conto che è necessario formare i cittadini di oggi, perché molto spesso puntiamo molto sulla formazione dei bambini e degli adolescenti, e le cui informazioni vengono spesso poi contraddette dalle cattive pratiche delle famiglie. Quindi è necessario che entrambe le fasce d'età siano informate. Non possiamo ovviamente contare solo su bambini ed adolescenti per modificare la cultura e le abitudini locali. L'altra innovazione è: smettiamo di utilizzare solo le buste, perché ci siamo resi conto che questa pratica, utilizzata inizialmente per contenere i costi del servizio, io ci tengo a specificare questo anche perché molte polemiche sono nate negli scorsi mesi in questo senso, noi siamo riusciti a raggiungere ottimi risultati con costi di servizio minimi. Aver potuto distribuire solo un bidoncino coadiuvato dalle buste ha consentito l'avvio del sistema di raccolta con costi bassissimi. Oggi però vediamo un risultato che è migliorabile, nel senso che si accumula, l'uso delle buste ha dato dei problemi sia nel conferimento da parte dei condomini, perché sotto i portoni, gli usci dei condomini, l'accumulo di queste buste fa immaginare delle piccole discariche indecorose, diciamo una questione di decoro urbano oltre che di igiene e pulizia, che desensibilizza poi il cittadino, perché il cittadino, sapendo di avere il proprio bidoncino da recuperare, difficilmente quello un po' più furbetto o distratto o disattento penserà di portare il proprio bidoncino lontano da casa sua, cosa che è avvenuta in questi mesi, oppure conferirà il rifiuto in modo disordinato, dovendo poi chiaramente riportarsi il bidoncino in casa. E questo ci eviterà anche l'altro aspetto, cioè il fatto che nelle giornate di pioggia e di vento le buste rischiano di essere spazzate lungo la strada, con ovviamente grande disagio, e come anche il bidoncino non è aggredibile dagli animali randagi come invece lo è la busta. Allora, lo sforzo che stiamo chiedendo ai cittadini, e che è sanzionato da venerdì 20, nel senso che l'ordinanza sindacale che prevede le modalità di raccolta attuali prevede anche le sanzioni per chi contravviene a queste modalità. Quindi il conferimento di forma a queste modalità sarà sanzionato da venerdì 20, perché l'ordinanza sindacale, che è del 5 marzo, aveva effetto dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione, e quindi diciamo i 15 giorni sono scaduti venerdì 20. Questi comportamenti saranno sanzionati, perché ci siamo resi conto di un'altra cosa. Va bene la speranza che la maggioranza dei cittadini di Galatina, civicamente impegnati, civicamente sensibili, stanno operando, hanno operato la trasformazione, ci hanno consentito il traguardo nello scorso anno, per esempio, di non pagare l'ecotassa grazie a questo 8% di incremento che c'è stato, ma che non è sufficiente, che ovviamente dobbiamo, uno, raggiungere il nuovo traguardo per evitare di pagare l'ecotassa anche quest'anno,
cosa che pare sia possibile uno spiraglio che la Regione Puglia sta concedendo. Si parla di un incremento ulteriore del 5% che necessariamente dobbiamo raggiungere, non solo per evitare l'ecotassa, ma anche perché sappiamo che una buona differenziata, anche senza l'impianto di compostaggio, potrebbe attestarsi tranquillamente intorno al 33-34%. Quindi noi dobbiamo ancora colmare un gap del 10% in questo anno che non siamo riusciti a coprire lo scorso anno. Questo non può essere lasciato solo alla buona volontà dei sensibili, perché evidentemente dopo che abbiamo promosso innumerevoli incontri quartiere per quartiere quando abbiamo avviato la differenziata, dopo che da anni ci spendiamo nelle scuole con corsi di formazione ai ragazzi, è evidente che c'è chi preferisce, per una incomprensibile comodità per conto mio, perché secondo me è molto più comodo fare una corretta differenziata anche per le famiglie che sanno come e dove conferire i rifiuti, ma incomprensibilmente c'è una fetta di cittadinanza che preferisce ignorare le buone prassi. È chiaro che il disagio provocato da questa fetta indolente di cittadinanza non può ricadere sui cittadini attivi e consapevoli, e quindi l'introduzione di sanzioni contro chi continua e si ostina a rimanere indifferente, così come la provocazione pubblicitaria che abbiamo lanciato alla città, e nei confronti e per ottenere se non sei sensibile, vedi che forse ti conviene economicamente aderire, perché le sanzioni sono molto alte e possono poi a quel punto incidere sulla tua economia familiare. Mi dispiace molto dover fare questo discorso, mi appartiene poco in realtà, ma dopo un anno di sperimentazione ci siamo resi conto che probabilmente non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Allora, secondo quello che abbiamo già sperimentato lo scorso anno, fare bene la differenziata comporta un risparmio per la collettività. Noi siamo riusciti a risparmiare dal PEF dello scorso anno 400.000 euro solamente per l'avvio del processo con le percentuali dello scorso anno. Migliorando il servizio e quindi conferendo quanto meno possibile in discarica, aumentiamo il risparmio che si trasferisce direttamente sulla nostra bolletta. Ma se questo non è chiaro, è chiaro che poi interverrà la sanzione e la multa, che renderà a quel punto sì per quella famiglia davvero gravoso sostenere una pratica non conforme a quelle che sono i regolamenti. Come si strutturerà, quindi come coinciderà il progetto ambientale finanziato dalla provincia di Lecce con questa nuova modalità? Intanto un controllo puntuale del territorio. Attraverso l'ispettore ambientale immaginiamo di poter sensibilizzare e informare, perché comunque prima della sanzione abbiamo sempre come obiettivo quello dell'informazione, tutti i condomini di Galatina rispetto alla nuova prassi. Abbiamo intenzione di informare i cittadini che il conferimento con la busta, che ancora ahimè vedo davanti a molti usci, è un conferimento che sarà sanzionato. Quindi dopo la prima fase di informazione, che passerà anche per un controllo puntuale di quello che viene conferito il sabato nell'indifferenziato, per scongiurare che la gente continui a conferire il sabato tutto quello che invece avrebbe potuto differenziare e avremmo noi come collettività potuto risparmiare sui costi del servizio, a quel punto poi passeremo al discorso sanzionatorio. E in questo senso la collaborazione con la Polizia Municipale, che insieme alla Protezione Civile tenteranno di correggere e di prevenire il fenomeno degli abbandoni abusivi. Abbandoni abusivi che abbiamo in diverse situazioni in città. Ahimè, i contenitori dei pannolini pannoloni, che era stato immaginato ed è immaginato come un servizio per la collettività, viene preso di mira da pochi o tanti, adesso io non riesco a quantificarveli, ma un numero eccessivo di maleducati che utilizzano quel punto come punto di conferimento dell'indifferenziato. Quindi quelli saranno le prime nostre, l'attenzione per noi sarà prioritaria su questi punti, come anche ci siamo accorti che nel centro storico i cestini svuotatasche vengono presi come punto di conferimento dei rifiuti. Questa è un'altra bruttissima abitudine che deve essere assolutamente scongiurata. Dopodiché verranno prese di mira le nostre periferie
o le strade secondarie, che sono gli altri due obiettivi, dove purtroppo io non so con che utilità il cittadino continua a raccogliere a casa sua, prendersi la macchina, andare sai, a portare che fuori, la gola c'è un abbandono, lo sai. Andare a portare fuori, quando tutto questo comporta una difficoltà di tempo e di attenzione maggiore, che se mettessi fuori il tuo bidoncino con il materiale giusto che viene l'accessiato, lo prende da casa e tu non ti devi muovere da casa tua. Ciò nonostante pare che si continui, pare perché è evidente a tutti che questo fenomeno dell'abuso e dell'abbandono abusivo dei rifiuti non è cessato, nonostante già con un finanziamento regionale noi abbiamo provveduto alla bonifica di numerosi siti comunali presi di mira come discariche abusive. Ci siamo accorti che dopo averle pulite gli stessi punti vengono vandalizzati nuovamente. Quindi a tutto questo, grazie all'aiuto di Protezione Civile e di Polizia Municipale, vogliamo mettere un freno. Quando si attiveranno le guardie ecologiche volontarie, si uniranno a questa attività, come anche abbiamo avuto la disponibilità di un altro gruppo e di un'altra associazione di cui, scusatemi, adesso non ricordo il nome, che ha dato la disponibilità ad affiancare questo lavoro e che noi accogliamo ben volentieri, perché è chiaro che il territorio è vasto e che è un fenomeno difficile ovviamente da sconfiggere, perché conta sulla clandestinità e sul non essere visto sostanzialmente. E che altro dire? Siamo convinti che l'unica modalità per affrontare il problema dei rifiuti e per farlo diventare da problema una risorsa è quello di buone prassi e di una raccolta differenziata puntuale che possa sconfiggere il triste, ahimè, fenomeno delle discariche e dell'incenerimento. Come amministrazione siamo in rete con gli altri comuni dell'Aro per scongiurare l'apertura della discarica a Corigliano, che come sapete poggia sulla più importante falda del Salento, ma è evidente che non si può essere schizofrenici, non si può pensare di non volere la discarica ma allo stesso tempo di buttare i rifiuti così come ci pare, così come ci capita, così come ci è più conveniente. È chiaro che solo la differenziata puntuale può scongiurare quel problema, nel senso che se noi differenziassimo bene tutti i materiali riciclabili, è evidente che la percentuale dei materiali che continua ad andare in discarica si riduce notevolmente. Ve lo anticipo, ma sarà oggetto poi di una è oggetto di uno studio approfondito. Stiamo ragionando anche per come ridurre le quantità di organico, oltre che con il compostaggio domestico, che anche quest'anno è andato benissimo, nel senso che alle domande dello scorso anno, che erano poco più di 200, si sono aggiunti altri 130, altre 130 adesioni. E partiranno i corsi a fine mese e continueranno subito dopo Pasqua per avviare queste altre 130 famiglie al compostaggio domestico, e quindi con una riduzione sulla quantità di conferito in discarica, ma stiamo ragionando anche per avviare questo ragionamento anche con i macro produttori di organico e di rifiuto organico, che sono l'ospedale e che sono i ristoranti, pizzerie, che sono supermercati. Ovviamente su questi enti stiamo lavorando per immaginarci una riduzione, quindi una scontistica sulla tariffa per incentivare la selezione a parte dell'organico. Se e come speriamo dalle interlocuzioni che abbiamo già avviato questa operazione riuscisse, è chiaro che anche quello sarebbe un ulteriore tassello a comporre e a aumentare la nostra percentuale differenziata e quindi le nostre buone prassi. Non difettiamo di fiducia e di ottimismo, perché i risultati che stiamo ottenendo sono incoraggianti. C'è una grande parte di città che stimola e vuole che le buone prassi vengano utilizzate anche a Galatina, come nei comuni del circondario. Noi ci stiamo attivando per rendere tutto questo possibile nel più breve tempo possibile, e di questo ovviamente ringrazio sentitamente tutto il Consiglio di Amministrazione della Centro Salento Ambiente, che si è messo a disposizione di buona lena da quando è stato nominato fino ad oggi per cercare tutte le possibili soluzioni per arrivare all'obiettivo collettivo. Se ci sono domande, io sono a disposizione. Sì, io ho ascoltato chiaramente l'intervento, e ne abbiamo già ascoltati altre volte, per la verità.
Non sto riuscendo a capire però, nella fattispecie, questo progetto, questa proposta progettuale in che cosa consiste, perché stiamo parlando di 11.000 euro, che evidentemente non sono... Allora, per un anno la Protezione Civile ogni giorno metterà un turno di volontari che avranno ovviamente saranno avranno un rimborso, diciamo un rimborso spese chiaramente. E, per un anno, da oggi per un anno, quindi avremo diciamo una costante vigilanza del territorio. E non mi ricordo il dettaglio delle somme. Sono previste unità, sono previste quante unità, cioè, giusto per dare dei nomi, delle cifre. Sì, sarà una pattuglia con tre operatori, i quali costantemente controlleranno almeno i punti inizialmente indicati dall'amministrazione. E, dopodiché si allargherà il raggio su quello che sarà necessario insomma per andare a completare un pochettino, però inizialmente andiamo a controllare quello che ho detto prima, cioè prima diciamo le zone urbane tipo Pannolini, contenitori Pannolini Pannoloni, il centro storico, le zone dove all'interno della città abbiamo notato il loro ruolo è quello di segnalare. Il loro ruolo è quello di vigilare e chiamare in partenariato con la polizia civile, perché loro non possono sanzionare, la polizia municipale che interverrà per la sanzione. L'ispettore ambientale ha lo stesso suo ruolo, non sanziona neanche lui. Però ovviamente la loro testimonianza, diciamo, il loro riconoscimento della persona sarà ovviamente per la polizia municipale, anche qualora non dovesse intervenire, quando ancora c'è il soggetto, loro sono abilitati a fare fotografie, sono abilitati a rappresentare, a raffigurare lo stato dei luoghi, ovviamente sarà poi per la polizia municipale lavoro facile l'individuazione, se non dovesse intervenire in contemporanea, l'individuazione del soggetto trasgressore. E questo è un aspetto. Dopodiché, ecco, gli abbiamo chiesto di dare centralità prima alla zona urbana per poi spingersi sulla periferia. E questa è una fetta di finanziamento che si aggira intorno ai 3.500-4.000 euro, se non ricordo male, per tutto l'anno. E poi c'è una somma, mi dispiace ma il dettaglio economico non lo ricordo a memoria, ma c'è una somma per la bonifica dei siti, perché non vogliamo solo beccare il trasgressore, ma ovviamente è necessario nuovamente, ahimè, bonificare i siti che sono stati oggetto di discarica abusiva, quindi c'è un'altra somma messa a disposizione per la bonifica nuovamente dei siti riinquinati e poi ci sono le spese per il materiale informativo che verrà distribuito durante gli incontri, cioè dell'organizzazione degli incontri, quindi la somma alla fine, il totale complessivo è questo. A questa somma noi partecipiamo diciamo attraverso il cofinanziamento in risorse umane diciamo del nostro responsabile dell'ufficio ambiente e la CSA attraverso diciamo la collaborazione in risorse umane dell'ispettore ambientale. E in tutto questo il ruolo della Prologo e del UNESCO qual è? Darci un aiuto nella collaborazione, nella diffusione e divulgazione delle buone pratiche attraverso incontri che loro con i loro associati, nelle loro disponibilità ovviamente organizzative possono organizzare insieme a noi. Cioè ci danno una mano organizzativa nella gestione degli incontri con la cittadinanza, ecco questo. Sicuramente, intanto lo mettiamo a costo zero perché non è previsto nessun rimborso, neanche di prima che qualcuno. Niente, si trattava di organizzare degli incontri con cittadini a livello parrocchiale, nelle parrocchie, nelle sale parrocchiali, quindi con Nino, con le parrocchie insieme, in modo da cercare di coinvolgere più gente possibile, magari chi ha più difficoltà a capire il meccanismo, eccetera. Naturalmente sempre con la collaborazione del CSA, perché evidentemente ci deve essere il tecnico che noi organizziamo, caso poi il tecnico spiegherà. Però chi diceva, qualcuno domandava che c'entra il Crebunesco con la raccolta differenziata, ma vabbè, il Crebunesco c'entra nella misura in cui come cittadini siamo sensibili alla salvaguardia dell'ambiente, penso che sia proprio una delle, delle specificità. Per quanto mi riguarda la domanda non è... No, non è la tua naturalmente. Nella mia è perché il Crebunesco sì e l'Interclub no, tanto per dire. Diciamo forse nelle corde del Crebunesco c'è la salvaguardia dell'ambiente e sicuramente l'UNESCO c'ha una sezione che è quella del fondo di salvaguardia dell'ambiente, World Heritage Fund, che è quello che si occupa proprio. Penso che sia proprio nelle corde del Crebunesco aderire a questo tipo di insieme alle altre associazioni che naturalmente sono altrettanto sensibili. Rappresentativa della città. Sì, io volevo dire, vivo io in Contrada Piana, zona di campagna, no? Quello che si vede su quella strada è una cosa
vergognoso. Non solo quella, pure vicino al cimitero di Calatina. Anche vicino al cimitero. Addirittura stamattina ho visto che avevano scaricato uno scaldabagno. Che è un assurdo, io continuo a pensare che è un assurdo, perché ormai anche le pietre sanno che si è chiamato il numero verde della CSA, la raccolta viene fatta a domicilio gratuitamente il giorno dopo la chiamata. Peraltro, mi ero dimenticata di dirvi, un'altra innovazione è che stiamo inserendo anche il ritiro gratuito su chiamata di sfalci e potature, che era un problema che a Galatina avevamo, perché continuavano le persone, per non pagare le ditte specializzate, non in contravvenzione, non avendo il servizio a Galatina, continuavano a in piccole quantità depositare il giorno dell'umido gli sfalci, il risultato degli sfalci e delle potature. Ora, siccome tutti sappiamo che ancora l'impianto di compostaggio non è pronto, non c'è un impianto di compostaggio utilizzabile, è chiaro che gli sfalci e potature andavano a far peso sul materiale conferito in discarica. Quindi abbiamo istituito un servizio su chiamata gratuito, esattamente come per gli ingombranti tipo frigoriferi, riscaldabagni e altro, e materassi, divani, cioè io non so più come dirlo alla gente che questa cosa è fatta efficacemente e puntualmente e soprattutto in modo gratuito. Anche per gli sfalci e le potature il servizio sarà gratuito su chiamata del numero verde, ovviamente concordando l'appuntamento con la CSA, quindi l'utente è avvertito del giorno in cui l'operatore della CSA va a ritirare da casa sua gli sfalci e le potature del suo giardino. I servizi li stiamo mettendo in campo e ci sono e funzionano. Il problema è davvero l'indolenza a volte, non lo so, sarà una cattiva informazione, mi assumo. Spesso questi interventi li fanno degli operatori in nero, per cui buttano dove capita. Sono le imprese dell'edilizia, le imprese dell'agricoltura che fanno tutto. Ah beh, questo è per questo attiviamo una serie di controlli, perché se l'artigiano a fare un discorso del genere, per cui ti trovi in water, vedo anche molta confusione nelle famiglie, no? Che continuano ancora a chiedersi, ma questo, allora benissimo. Secondo me sarebbe la cosa più utile, sarebbe il numero verde, che funziona non solo per i rifiuti ingombranti, ma anche per... Io telefono e dico, scusa, io ho questa penna che devo smaltire. Questo servizio il numero verde lo fa già. Se funziona va bene. Ma c'è questo servizio. Se funziona va bene, magari può muoverlo un po' di più. Ma chiamano. Il numero verde in questo senso funziona già. Funziona sia come servizio informativo. Per i rifiuti differenziati? Sì. Sì. L'ho fatto io per un... Diciamo che i primi tempi... Diciamo che bisogna essere... Diciamo che il progetto mira a questo, a dare quel, perché appunto assumendo una carenza di informazione, quindi assumendo su di noi, su di me, sull'amministrazione, una carenza di informazione alle famiglie, questo progetto tenta di superare questa carenza di informazione. C'è però un aspetto che mi preme sottolineare, ed ecco poi perché la collaborazione con le associazioni, sperando che possano riuscire laddove nella prima fase informativa probabilmente non siamo riusciti. Noi la prima volta abbiamo fatto degli incontri quartiere per quartiere, non c'è stato un quartiere di Galatina che non abbia avuto il suo incontro pubblico informativo rivolto a tutti i cittadini. La partecipazione da parte dei cittadini è un problema, cioè essere cittadino io non voglio dire impegnato, ma insomma consapevole dei propri diritti, così come pure però dei propri doveri, dovrebbe svilupparsi in una collaborazione fra l'istituzione e il cittadino. È chiaro che se agli incontri che l'amministrazione mette in campo il cittadino non partecipa e quel gap informativo rimane. Ci siamo studiati una modalità per entrare noi nelle famiglie attraverso l'abecedario, attraverso il fogliettino informativo e il calendario giorno per tutto l'anno di che cosa quel giorno viene raccolto. Però uno sforzo e un impegno da parte del cittadino per sapere, per informarsi, è pur necessario, perché altrimenti è difficile. Io, per noi. Roberto, voglio farti un'altra domanda. Il manifesto secondo me è un po' troppo pesante verso il cittadino. Il manifesto è volutamente pesante. Secondo me io vedo che il cittadino lo invoglia abbandonare, secondo me. No, il contrario. È un bellissimo manifesto.
e contrario, cioè, allora, c'è gente che l'ha presa in questo modo, ma quella gente lì perché differenzia, allora io ti posso dire che se lo dico giusto, c'è la coda di paglia, nel senso che sì, no, sono d'accordo, se tu differenzi bene e non sei tra coloro che rimangono indifferenti, cosa ti fa pensare di essere assimilato alla testardaggine del muro? Se tu non lo sei, sicuramente non hai niente da rimproverarti e non puoi essere equiparato ad un testardo muro. Se invece tu sei uno di quelli che conferisce male o abbandona, è chiaro che ti senti offeso, così come anche mi chiedo invece i cittadini che differenziano bene e che se si sono sentiti offesi, perché ho letto i commenti, da un riferimento generalizzato, dicono loro, io credo che questi cittadini siano i primi a sapere che dobbiamo combattere questo fenomeno dell'abbandono abusivo. E come lo combatto? Facendo le coccole a chi abbandona abusivamente descrivendo con un grosso impatto? Se c'è stato anche la protesta di qualcuno, evidentemente era efficace. Molti hanno colto nel senso, ve lo dico, cioè, se io avessi fatto un manifesto informativo di dove dovevi portare il rifiuto, sarebbe passato nella più totale indifferenza di tutti quei cittadini che sono già indifferenti e indolenti. Forse in questo modo, con una forte provocazione, è vero, questo lo so, ma era voluta e cercata, forse qualche anima si è smossa. E secondo me sulla comunicazione puntate anche sulla filiera del rifiuto dopo, perché è quello che probabilmente la gente che questo, che pensano che sia tutto che il messaggio che esce fuori ogni tanto dalla gente è tanto vero. Alla fine ambiscano e invece non è assolutamente vero, non so perché il messaggio che voi dovete lanciare è quello, che cosa succede dopo che c'è la differenziata, accolgo il suggerimento e lo che faccio cosa mio succede dopo, perché noi portiamo dire, e dovete incentivare la gente. Continua a dire sì, ne dato a giuristo io cambiscano tutti. No, no, allora, ma hanno detto queste cose. L'equivoco nasce, secondo me, se penso in buona fede, perché assumo la buona fede di tutti quando dico queste cose, perché in realtà non sempre c'è. Ma comunque, se assumo la buona fede, l'equivoco può nascere il giorno del sabato. Perché il giorno del sabato, insieme all'indifferenziato, come vi dicevo prima, molto spesso viene preso di tutto, così come credo possa succedere i giorni dell'umido. La motivazione di questa cosa sta nel fatto che se noi lasciassimo in giro per la città i rifiuti sparsi, avremmo comunque la contestazione di chi dice la città è sporca. Quindi ci troviamo fra l'incudine e il martello di chi deve mantenere pulita la città e portare avanti la differenziata. Non ho mai nascosto, sin dall'inizio della partenza del progetto, che non essendoci l'impianto di compostaggio, l'umido sì va a finire in discarica, ai noi, insieme all'indifferenziato. Questo però finché le buone pratiche del compostaggio domestico e del compostaggio che sarà, dell'impianto che sarà, non riescano a metterci anche nelle condizioni di differenziare l'umido. Nel frattempo sicuramente il monomateriale secco, cioè la plastica, il vetro, la carta e il metallo vengono separati pedissequamente con puntualità, perché da quelli noi percepiamo un contributo dai consorzi che utilizziamo per abbassare il costo della tariffa. Più la gente mischia, meno sconto abbiamo sulla tariffa. I controlli sono puntuali da parte dei consorzi delle varie sezioni. Oggi alle 2 il direttore Francesco Galasso è stato convocato per un controllo della plastica, perché il monitoraggio sui singoli materiali viene fatto periodicamente, sebbene a campione, ma periodicamente. Noi abbiamo dei risultati eccellenti ma migliorabili, che possano consentirci un ulteriore risparmio di quello che paghiamo sul servizio. Quindi non è assolutamente vero che si mischia qualsiasi cosa, anzi il mischiare qualsiasi cosa nei giorni del differenziato ci porta al rischio di sanzioni. Perché se oggi che il direttore andrà a fare il controllo insieme al consorzio dovesse risultare mista la frazione di plastica conferita, noi perdiamo il contributo e lo perdiamo per i 3 mesi successivi. Quindi un danno enorme che nessuno di noi vuole. Questo lo vede dire.
dovete dire che il disturbo, il disagio che la famiglia comunque ha, perché differenziare è anche disagevole se vogliamo, è solo una questione di abitudine, comunque raggiunge un fine. Perché se non il fine deve essere identificabile. Io faccio questo perché succede questo. Allora spieghiamo che cosa succede nella filiera. Io prendo il rifiuto e poi lo vado lì, poi succede questo, poi succede quest'altro e poi alla fine si conclude. Il ciclo virtuoso si conclude così. Se si spiega questo, si potrebbe fare non una comunicazione tanto le modalità si imparano, si apprendono. Ma è quello, è su quello. Il messaggio da formare probabilmente questo gap che c'è tra l'amministrazione che ha probabilmente fatto quello che poteva fare, che sta facendo più del necessario, e quelle che sono le abitudini dei cittadini, le abitudini nostre, di ogni cittadino, perché non si può essere ambientalisti a parole, anche nelle scuole abbiamo fatto tanta sensibilizzazione, hanno fatto, e poi nei fatti comportarsi diversamente, perché sennò poi non ha senso andare a lamentarsi che il mare è sporco, è inquinato da bottiglie di plastica, che abbiamo tutta una serie di problematiche ambientali se poi non ci comportiamo in maniera, diciamo, coerente anche a casa nostra. Cioè ce l'ho imponesso non solo l'aspetto istituzionale, economico, finanziario, ma ce lo impone proprio il comportamento, se vogliamo salvaguardare l'ambiente. Non ci sono altre strade, è obbligatorio comportare in questa maniera, e a questo punto la sanzione poi può essere anche un aspetto necessario per chi non si adegua a questo fatto. Scusate, noi come UNESCO la pensiamo così, insomma. Bisognerebbe anche diffondere un po' di più questi debriani, penso. Anche per esempio all'interno dell'associazione nostra. Certo. No? Adesso facciamo delle riunioni, adesso facciamo delle riunioni nostre. Fornirci un po' di debriani, noi distribuiamo anche la gente. E la stampa stessa può avere la cassa di risonanza sicuramente di questo tipo di possiamo anche. Ve le diamo all'associazione. Ma voi potete insieme ai. Vabbè, ma famiglia c'è giusto, però giusto averle. No, insieme sono state l'avevano finito. Una cosa vorrei dire io non sono riuscito a capire invece la deroga che è stata data per le buste, no? Non utilizzo più delle buste. Perfetto. Perché dare questa deroga e lasciare poi il tempo, dire tanto c'è un mese di tempo, poi mi adeguo dopo. Invece farlo dall'inizio, no? Nel momento in cui noi abbiamo avuto l'altro bidoncino, sì. E da quel bidoncino nella busta si mette solamente l'indifferenziale, no? Sì. Sì. L'umido è l'indifferenziale, sì. Però per la plastica si è dato un certo. Come no? No. Ho chiesto a febbraio. Allora. Sì, poi c'è una c'era una motivazione. Allora, c'erano delle utenze che ci dicevano noi abbiamo le buste e noi abbiamo risposto utilizzatele ma nel bidoncino, cioè se tu metti la busta di plastica con la plastica rimane sempre monomateriale. Quindi puoi per comodità tua metterla nella busta, se a casa la raccogli più facilmente così, però poi quando la tiri fuori la busta della plastica la metti nel bidoncino. La deroga di cui tu parli, che poi deroga in realtà non è stata mai, di fatto è diventata una deroga, è stata in attesa dell'efficacia dell'ordinanza sindacale, perché la Polizia Municipale, quando io ho chiesto un intervento in tal senso, ecco, me l'ho chiesto all'ispettore ambientale, mi rispondeva sì, ma io poi se suono a casa di Augusto che ha tirato fuori solo la busta non sono nelle condizioni di dirgli non lo devi fare perché. Allora abbiamo con l'ordinanza sanato il vulnus normativo, diciamo, sulla imposizione del nuovo metodo, e quindi l'ordinanza, come ho detto prima, è diventata efficace venerdì, e quindi da adesso non c'è più nessun tipo di giustificazione, non è più possibile conferire solo in busta. La carta va conferita senza busta, come c'è scritto qui, il vetro va conferito senza busta. La comunicazione adesso, chi lo sa che da venerdì non è più... In realtà da sempre, sì, mi spiego. Cioè, quella deroga è stato un abuso di fatto. Diciamo, non è stato. Però io ho chiesto all'operatore un giorno perché io mettevo addirittura, perché nella busta riuscivo a fare una busta di plastica. Non mettendolo nella busta, devo per forza togliere quei bidoncini. Certo. E li tolgo. Certo. Cioè, dal primo giorno che li ho tolti. Però vedevo che il vicino... C'è da dire un'altra cosa e lo dico a te per dirlo alla cittadinanza. Scusa, vabbè, no, su questa cosa, aspetta. Ho chiesto all'operatore, ho detto, ma perché prendete ancora e non li lasciate lì e fate no? E loro mi hanno detto, dice no, c'è ancora un mese di tempo per...
Vabbè, c'è da fare una corretta informazione tra gli operatori, perché poi c'è una confusione, la confusione nasce anche da quello che ogni singolo operatore dice difformemente da quelle che sono le indicazioni. E volevo dire una cosa sullo spunto che mi hai dato tu, della quantità della plastica che entra in un solo bidoncino. Se l'utente ritiene più comodo utilizzare un contenitore più grande, plastica, va bene, sempre un contenitore, ma più grande del bidoncino che noi gli abbiamo dato, va bene lo stesso, purché il rifiuto non sia conferito solo nella busta. Cioè, se tu hai una piccola tina di plastica che vuoi tirar fuori perché tanto è tua e poi te la riprendi dentro, che contenga una quantità di plastica superiore ai 40 litri, puoi farlo. Per me è sempre ordinato, perché tanto la metti vicino a casa tua, tu poi te la riprendi e non c'è la brutta effetto della busta. Noi lo abbiamo detto dall'inizio, cioè i contenitori noi li diamo, ma non sono esclusivamente quelli utilizzabili. Ogni persona può continuare a utilizzare quelli che meglio ritiene, quelli che ritiene più comodi, purché non si mettano rifiuti solo nel bus. Tant'è vero che l'altro giorno c'è stato un operatore che io conoscevo che ha detto: ah, hai tolto due bidoni di carta. Sì, comunque ne tolgo due bidoni. Perché non è certo, tutto l'ultimo. Certo. Eppure bisogna dire che quando c'è vento, molto vento, anche i bidoni con un contenuto senza busta si rovesciano e si spaccano in mezzo alla strada. In quel caso bisogna conferirli con la busta, no, e il bidone. Aspetta. E attenzione, la busta si utilizza solo per plastica umido e indifferenziato. Per la plastica sì. Gli altri prodotti no, perché mi diventano due materiali per cui fare la selezione. Per la plastica devi fare. Quindi solo per la plastica si può conferire nella busta, così come per l'umido e per l'indifferenziato. La carta va senza busta, il vetro va senza busta, il metallo va senza busta. Tutta roba più pesante che non vola. Che poi la plastica, se c'è dentro, ti assicuro, io l'estate piena di plastica. Non è pure la carta. No, nel senso che se andavi a prendere la carta. Sì, dottore, per questo io ne metto due. Ne metto due proprio perché si chiude uno sull'altro. E con la levetta, una volta che non può succedere niente. Sì, non vola l'occhio. E antirandagismo, quella è una aniglia antirandagismo. Concludi, no? Vabbè. Concludo, ho concluso invitando tutti ad un utilizzo puntuale degli strumenti che la Centro Salente Ambiente mette a disposizione, che il Comune di Galatina mette a disposizione, perché ne va del miglior utilizzo dell'ambiente, delle migliori condizioni ambientali e di un'economia del servizio che si trasferisce sulle nostre bollette.